watch it. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Then she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Talk di origine proteta. Buonasera, buonasera a tutti cari radioascoltatori, eccoci qua di nuovo con un nuovo ospite per una nuova puntata del nostro programma. Con noi questa sera abbiamo niente poco di meno che Oliviero Toscani. Buonasera Toscani. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto. Poco di meno, poco la fanno i bambini. Ah sì, no, non è popò. No. Abbiamo addirittura. Sono un po' vintage ancora, sono rimasto con il linguaggio, un po' anni 80. E, bene, con noi abbiamo Oliviero Toscani, un fotografo che ha fatto la storia della fotografia ormai moderna e contemporanea italiana e non solo. Però partiamo subito con un po' di una piccola presentazione, anche se sicuramente tutti la conosceranno, appunto, com'è iniziato Oliviero Toscani a fotografare e a fare poi quello che ha fatto in tutti questi anni di attività. Ho iniziato perché sono figlio, ho iniziato in bottega, mio padre faceva il fotografo, quindi mia sorella maggiore anche lei fotografa, l'altra sorella anche lei fotografa, quindi ho iniziato a fare il fotografo. Non devo ancora scegliere la mia professione, insomma, sto aspettando la mia vera vocazione, cosa farò da grande. Quindi ecco. faccio il fotografo perché così, dopo gli studi liceo, ho fatto anche una scuola d'arte, fotografia grafica e niente, molto semplice. Quindi è ancora in via di definizione in qualche modo. Bene, e, ovviamente l'attività è stata molto varia perché è partito facendo appunto, ovviamente conosciuto per le sue campagne pubblicitarie, quelle per Benetton, che è stata una delle esperienze forse più significative o più conosciute, ecco. Se lei dovesse invece scegliere una esperienza, un progetto che l'ha colpito particolarmente, quale ci potrebbe raccontare, ad esempio? Beh, tanti. Chiaramente la campagna Benetton è la più conosciuta perché è quella su cui è stato investito più soldi a livello di media, di pubblicazione, per questo. Mm-hmm. Ma non è che sia la cosa più importante che ho fatto. Vabbè. Ma devo dire che forse un libro che si chiama I bambini ricordano, è un libro che ho fatto a Sant'Anna di Stazzema, fotografando quelli che hanno vissuto da bambini quel giorno della tragedia, della strage, e ho fatto un libro, un reportage 60 anni dopo l'avvenimento, quindi okay. È stata un'esperienza molto molto interessante, quindi, forse quel libro lì che è stato, quindi anche più dove ha partecipato forse di più anche emotivamente al lavoro, all'evento in sé. Il lavoro uno partecipa emotivamente anche al lavoro semplice. Mm-hmm. No, ma così come fare un reportage 60 anni dopo l'avvenimento. Mm-hmm. Quando mi hanno detto, sa Toscani, non esistono fotografie di Sant'Anna di Stazzema. E non viene a farci una storia. Ci sarà il sessantenario fra 2 mesi e non c'è documento. Mm-hmm. Dico, fare un reportage 60 anni dopo è abbastanza unico. No? E come hai approcciato questo lavoro? Niente, ero curioso di sapere cosa avrei potuto fare, una richiesta simile. Sono andato a Stazzema, ho cominciato a parlare con la gente di Stazzema e guardandoli in faccia, questi vecchi della mia età, fra l'altro, mentre mi raccontavano quello che avevano vissuto quel giorno del 14 agosto del 44, vedevo nella loro faccia la tragedia di quello che hanno vissuto da bambini. Quindi ho fotografato tutti quelli che allora erano bambini, hanno vissuto quella giornata lì da bambino. Ognuno di loro mi ha raccontato
quello che ha visto quel giorno, chiaramente da ognuno dal suo punto di vista. Hanno visto i loro genitori fucilati, ammazzati dai nazisti, dai fascisti e nazisti tedeschi. Insomma, è stato un lavoro importante, è un lavoro importante ancora adesso. Esiste questo libro che si chiama I bambini ricordano. Quindi anche una testimonianza, insomma, non da poco. Io so che ha partecipato a Venezia 79, in workshop. Sì, di fotografia. Io non faccio il fotografo perché sono un maniaco di macchine fotografiche, della fotografia. La fotografia in se stesso non mi interessa niente. La fotografia per me è come per uno scrittore la sua macchina da scrivere o il suo computer. Non è che fa che sono un malato di penna stilografica, computer o macchina da scrivere. Io faccio lo scrittore. La fotografia mi serve per essere testimone del mio tempo. Quindi normalmente i fotografi si dice faccio il fotografo, non faccio il fotografo, uso la fotografia per fare quello che devo fare. C'è lo scrittore che scrive e il musicista usa la musica, ma non è che normalmente i fotografi sono degli, come una volta c'erano gli scribacchini, no? C'erano quelli che andavano a farsi scrivere la lettera perché erano analfabeti. Invece, e quali sono la maggior parte dei fotografi? Devo dire abbastanza dilettantistico. La fotografia italiana è molto dilettantistica, devo dire. Non è come francese o inglese o americani. Siamo stati molto indietro noi. Quindi più che di fotografia possiamo parlare di immagine. Esatto, di comunicazione. L'uso che fa. Anche esatto, a me interessa la comunicazione che faccio con la fotografia e trovo che la fotografia sia un mezzo tecnico incredibile al giorno d'oggi, cioè pensate di vivere senza immagini, è impossibile, ormai l'immagine è diventata l'espressione più importante della società, tutto ciò che conosciamo, il 95% in più forse perché ne abbiamo visto le immagini, non abbiamo visto la realtà, quindi l'immagine è più reale della realtà. Quindi fare il fotografo è veramente tradurre, testimoniare la realtà, no, che ci circonda. È anche una grande responsabilità, cioè far vedere agli altri quello che succede. Si possono raccontare anche tante bugie. Quindi, mentre parlava, mi è venuto in mente un grande progetto che è stato Colors, dove appunto è stata creato questa rivista dove sostanzialmente appunto c'erano immagini di base e quindi venivano scelti delle tematiche e dopo declinate con diverse fotografie, immagini di vario tipo, anche all'epoca forse anche premonitrici, visto che io ho in mente ad esempio il numero su Venezia, che forse è stata molto molto forte, diciamo, visto che siamo a Radio Ca' Foscari, parliamo anche proprio di quel numero, che poi io me lo ricordo perché ce l'ho e ha un valore insomma anche di descrizione, che non è solo appunto romantico, ma è anche molto sincero. Venezia ci vuole la carta di credito. È rappresentata così. Venezia si paga tutto. È vero, purtroppo è diventata una piccola Disneyland in qualche modo. E appunto, quindi l'immagine viene utilizzata, è stato un grande collage, tra virgolette, ovviamente non è un collage, però insomma è una comunicazione di immagini che ha anticipato quello che poi sarà stato i tempi di adesso, quindi il mondo di internet, dei social soprattutto, che credo abbiano stravolto un po' la percezione, o no? Sì, no, devo dire che l'esperienza di Color è stata importante, è un giornale che ho fatto 40 anni fa, fra l'altro tutti se lo ricordano ancora. Devo dire che ho fatto questo giornale e devo dire che ha rivoluzionato un mondo dell'editoria. Proprio è cambiato, insomma, l'editoria ha fatto un passo verso un
sistema basato molto sull'immagine da allora. Devo dire, tutti riconoscono questo fatto, di questo giornale è stato importantissimo. E devo dire che anche quella è stata una delle esperienze belle del mio lavoro. Infatti, pensavo di dire quello, visto che si parlava di fotografia, Sant'Anna forse è più fotografico. Il Color è stata un'esperienza più editoriale, però io, il mio lavoro è questo, fare editoria, fare informazione, raccontare gli eventi dal mio punto di vista soggettivo, come l'arte deve fare. Quindi è stata anche una provocazione alla società di quel momento? O è stata proprio... Si sono offesi, sì, è logico. Quello si offendono sempre. Quanti veneziani si sono offesi? Se tu racconti la verità, i locali si offendono, no? Quindi, insomma... infatti è interessante appunto l'uso dell'immagine che poi appunto dopo è diventato anche iconografico per lei, credo, perché comunque le sue immagini sono diventate vere e proprie icone in qualche modo, perché appunto dopo ce ne sono moltissime le foto della suora e del prete, ne faccio alcune più comuni, ma insomma. Ecco, e questa provocazione proviene da una scelta ben precisa, quindi... Cosa vuol dire? Perché provocazione? No, provocazione nel senso di andare a... Provocazione cosa vuol dire? Provocare interesse. Se l'arte non provoca interesse, provocazione non è una parola negativa. Bisogna provocare interesse, provocare pace, provocare amore, provocare comprensione. Provocare sviluppo mentale, culturale, ideologico, ma dico provocare, bisogna provocare. Se l'arte non provoca, cosa serve? La scuola provoca cultura, no? Dovrebbe almeno provocare interesse, cosa purtroppo che non lo fa tanto, ma è così. Se io vado al cinema e non sono provocato, cioè interessato, non mi piace il film, non mi piace. Ok. Se ti danno del provocatore, ti ringrazio. Diciamo che da chi proviene il concetto di provocazione in realtà è negativo, ma dal suo punto di vista è necessario. Una connotazione negativa il nome provocazione. Provocatore è negativo perché? Mi domando perché? Per quello che la società è seduta, per quello che abbiamo questi valori stranissimi. Stranissimi, ci sono delle cose che vengono fatte in modo normale e che non provocano nessun scandalo, invece a me personalmente danno fastidio. E il mondo della pubblicità come l'ha vissuto? Nel senso, solo a livello professionale o comunque anche un'occasione per... La chiamano pubblicità, ma tutto ciò che è pubblico è pubblicità. Io non ho mai lavorato con agenzie di pubblicità, anzi, devo dire che non ho nessun rispetto per l'agenzia di pubblicità e i loro sistemi, quelli che si fanno chiamare direttori creativi. Ma penso a un direttore creativo, ma come fa a dirigere la creatività? Ma è proprio essere stupidi. Questa è provocazione stupida. Direttore artistico, ma non è possibile. Cos'è che c'è? Strategic manager, queste agenzie che dicono ste cazzate del marketing, è tremendo, sono imbecillità commerciali. Non ho mai lavorato con un'agenzia di pubblicità, ho provato ma non funziona. E quindi forse è più adatto la sua personalità, o comunque è più interessato, sarebbe stato più interessato a lavorare nel mondo della moda, forse? O è anche un mondo... Sì. Era molto più interessante perché il mondo della moda, ho fatto tutta l'immagine di Fiorucci, per esempio, no? Che erano espressioni culturali, no? Lavoravo con... Per esempio, per Benetton, lavoravo con Luciano Benetton, io non parlavo con l'ufficio marketing della Benetton, figuriamoci, non ha niente da dire. Non ho mai fatto programmazioni, ricerche di mercato, la cosa più stupida del mondo, proprio spreco di soldi fare le ricerche di mercato, per scoprire
scopriamo a cosa piace, ai topi cosa piace, il formaggio. Ah, sono bravo, spendono i soldi per sapere che ai topi piace il formaggio, ecco. Queste sono le ricerche di mercato. Di questa gente che ha messo su queste organizzazioni come, di marketing, che sono veramente assurde, inutili, servono solamente a farsi pagare dei soldi. Sono degli imbroglioni, lo dico apertamente, degli imbrogli. Diciamo che proprio niente, non hanno proprio quindi niente a che fare con l'aspetto niente, reale di creatività, non, di arte, niente, di ricerca. Assolutamente, il contrario della creatività. Effettivamente forse ecco, l'arte deve essere libera per esprimersi, forse più di tutti deve cercare di esserlo, questo è il suo mestiere, l'arte deve sorprendere, l'arte non può essere programmata, se fai qualcosa programmato vuol dire che sai già quello che fai, la creatività non può essere sicura, la creatività si basa sull'insicurezza, sul rischio, sul coraggio, sulla anche su un ottimismo, devo dire, di sperare che qualcosa sia interessante e di avere il coraggio di affrontare anche il tonfo negativo, sì, lo sbaglio. È chiaro, devi essere pronto a riconoscere, beh, ho provato, non è andata bene, ricomincio. E ricominci tutte le volte. E come vede quindi la nuova generazione di artisti ha proprio tenendo in considerazione pure che ormai sono ben calibrate, ma sa, la generazione di artisti è come quella vecchia, che se sono artisti sono artisti, non c'è nuova e vecchia generazione, l'artista è un artista, come ho detto, l'artista non è sicuro, non è, sa di non essere sicuro, ha il coraggio di essere quello che è e di esporsi a fare ciò che sa fare veramente. E non puoi essere quelli che dicono io sono un creativo, sono imbecilli, non è possibile dire io sono un creativo. Solamente uno stupido può dire questo, tutti quelli che dicono sono un creativo, sono degli stupidi, guardateli in faccia e ridete. Perché la creatività è una conseguenza, non è che puoi programmarla prima di fare le cose, se è vera creatività, non è programmabile, devi fare ciò che pensi che devi fare, ciò che quella voce interna ti dice di fare, devi rischiare a farlo e magari andare e affrontare il rischio dello sbaglio, dell'insuccesso totale. Eh sì, deve avere questo coraggio. Quindi, però il vero artista è colui che fa le cose e poi la gente dice guarda, è creativo, cioè è una conseguenza, ma non devi dirla tu. Sì, sì, sì. Tu puoi essere nel tuo modo migliore di essere e essere quello che sei. Basta, tutto qua. E quindi in questa nuova era dove intervengono altri fattori come appunto i social, internet, la creatività ha possibilità di trovare uno spiraglio secondo lei? Anche è interessante avere il suo punto di vista, visto che lei ha sempre le idee chiare su quello che pensa e anche soprattutto sul significato delle parole, che è importante. Quindi il suo punto di vista mi interessa proprio per capire in questo mondo della comunicazione a tutti i costi se c'è effettivamente una possibilità in cui la creatività si possa esprimere. E tanti al giorno d'oggi affrontano il fatto di essere artisti. Si è allargato il numero di chi vuole essere un artista. Però non è così, purtroppo. La creatività si manifesta in casi molto rari. Quindi ci si accontenta di un livello etico-estetico molto basso. E uno fa le mediocrità e ormai la mediocrità è diventata un'opera d'arte. Le cose vengono fatte male, io vedo nelle fotografie, per esempio, c'è gente che fa il fotografo, non sa neanche come cominciare, direttore dell'immagine, della fotografia, completamente incompetenti anche a livello tecnico. Già questo bisognerebbe, già prima di tutto bisognerebbe imparare questo,
livello tecnico, bisogna saper fare le cose. Allora ci si accontenta della mediocrità. Ma guardate la musica, le canzonette, Madonna, ci sono centinaia di canzonette che fanno schifo, la musica. Mm-hmm. No? E così è l'arte contemporanea, poca dell'arte contemporanea è moderna, è solamente spazzatura di gente che fa delle cose, siccome ci sono tanti musei, tanti canali televisivi, tanti editori, pubblicano e fanno e pensano che sia arte, ma non è. Poca roba rimarrà storicamente già moderna. Cioè il moderno è sempre moderno, non invecchia. Quindi ci si accontenta al brutto. Guardatevi in giro, l'architettura media, guardate i programmi televisivi, che cagate, ogni tanto mi imbarazzo. Anche mi imbarazzo a vedere certi programmi televisivi, ma anche importanti, proprio dell'estetica, queste donne che sembrano delle Barbie doll di provincia, ma pitturate, questi uomini, questa volgarità, questa... No, ma sto diventando intollerante a questa volgarità etico-estetica. Estetica. Sì, sì, sì. Queste unghie colorate, questi tatuaggi dappertutto, proprio la mancanza di creatività individuale, no? È una massificazione. Una massa ormai di caproni che pensano di essere alla moda. Non c'è niente di più coglione di essere alla moda. E infatti, mentre parlava anche dell'aspetto tecnico e di cosa significhi veramente creare anche un'immagine come fotografo, il suo discorso mi ha ricordato un articolo di Settimio Benedusi che parlava proprio del lavoro che c'è dietro la realizzazione di un ritratto semplicemente di moda, e immagino che appunto non sia solo la competenza tecnica fotografica, ma c'è anche una conoscenza legata ad altri campi, sociale, etica sociale, anche sociopolitica, direi. Anche sociopolitica. Direi anche uno studio ideologico. La moda, per me, io ho fatto per anni, nel periodo, negli anni 60, quando la moda, quando è stata fatta la minigonna, no? La minigonna ha avuto un impatto sociale incredibile, no? Sul comportamento di una generazione, ha cambiato l'atteggiamento femminile e maschile nel mondo, c'è niente da fare. Quindi non è solamente l'estetica, va sempre abbinata a un'etica. L'estetica deve avere un'etica. Sono due cose che vanno messe costantemente a confronto. Un po' come anche la pubblicità che ha fatto dei jeans, quella famosa, cioè, ma chi mi ama mi segua, insomma, era al limite tra la pubblicità, l'aspetto comunicativo pubblicitario e la dichiarazione anche sociale, insomma, di un nuovo modo di vestirsi. E poi c'era il momento, c'era l'omosessualità che cominciava a far capolino, l'atteggiamento, e insomma, importante è stato. Tanti elementi. Bisogna capire tutte queste cose che danno energia alla società, alla contemporaneità. E visto che siamo giusti con il tempo, appunto, parlando di contemporaneità, facciamo l'ultima domanda, quella, diciamo, da $1 milioni, la definiamo così, che facciamo a tutti gli ospiti, appunto. Quindi il contemporaneo o la contemporaneità, che cos'è per Oliviero Toscani? La contemporaneità è in ritardo. Cioè, è in ritardo. Ciò che si connota con la contemporaneità in realtà è in ritardo, è come la tecnologia. La tecnologia è sempre vecchia, comunque. Okay. È sempre vecchia. Ciò che consideriamo adesso tecnologia avanzata, in realtà è vecchia perché è stata fatta.
si sta studiando già una nuova tecnologia. Allora, dipende dove appartieni in questa società. Mm. Se appartieni a quelli che vanno dietro la moda o se sei uno che la fa. Se tu fai la moda, non sei mai contemporaneo. Sei sempre fuori dal tempo. Ancora più interessante. La vera contemporaneità è di pochi che non sono contemporanei. E con questo piccolo, questa anzi piccola ma grande riflessione di filosofia praticamente, stiamo arrivati anche a quello, abbiamo concluso questa serata di incontri con i nostri autori, in particolare appunto stasera abbiamo avuto con noi ai nostri microfoni Olivero Toscani, che ringraziamo innanzitutto per il suo tempo e per gli stimoli che ci ha dato in questa mezz'ora di incontro, e quindi lo ringrazio e speriamo anche di rivederlo, ritrovarlo, di ripoterlo intervistare, chissà, più avanti, al più presto. Radio Ca' Fosca, ciao! Ciao a tutti.